Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Quasi come per la propria donna, i tifosi della Vibonese sono pronti all'esodo in quel di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. 320 km per una passione che va oltre il campo, 5 ore di autobus per un giorno, si spera, storico, quello in cui la Vibonese potrebbe festeggiare la promozione per direttissima in Serie C. Ma il condizionale è d'obbligo, il motivo principale è legato al Troina di Scena Nocera, che non perderà sicuramente l'occasione di costringere il rossoblù allo spareggio per poi giocarsi il tutto e per tutto in campo neutro, un capitolo di cui si discuterà eventualmente domenica sera dopo i rispettivi impegni, perché prima di ogni cosa la Vibonese deve pensare alla San Cataldese, la squadra che nel match di andata Luigi Razza rischiò di portare via l'intera posta in palio con un gol di Ficarotta, per poi essere raggiunta e definitivamente sorpassata dal rossoblù nella ripresa. Decisivo in quella gara lo scambio Allegretti-Vacca, che portò il centrocampista campano al gol del 2-1. Vacca ci sarà, il bomber rossoblù anche. Out da Dalta e Luise, bloccati in infermeria. Pedine fondamentali a cui dovrà far fronte mister Orlandi, il tecnico, ripartito da Vibo dopo aver calcato il palcoscenico della Serie A con la regina. L'uomo dei primati, qualora la sua Vibonese dovesse battere anche la San Cataldese, sarebbe record assoluto di vittorie e risultati utili di fila in Serie D. Ma potrebbe non bastare per festeggiare il salto di categoria. Qualcosa però a cui i tifosi rossoblù non vogliono neppure pensare. L'esodo è pronto. L'appuntamento con la storia ad un passo. Alessio Buonpasso per la CNews 24.